Via Podgora, via, via Podgora, via Podgora, via, via Podgora. Galast, mi piaci! Via Podgora, via, via Podgora. All night long! Via Podgora, via, via Podgora. Galast, mi piaci! Vergognosissimo! Insomma, amici di Trieste. Ah, guarda, se due donne, guarda, una si è appassionata, guarda, a me è successa una roba con la gatta che la sta male, con la gattina, l'amica che mi sta male, non so cosa che vedi, che è qualcosa che non va perché ha un brutto pelo, se... e la, guarda, telefono a Udine, in via Grazzan, che se è vero, sei un bravissimo veterinario, si chiama Federico Rossi, ti telefoni, ti metti in appuntamento e questo sei specialista per i gatti, addirittura per le gatte, va, telefona. Questa qua telefona, prende l'elenco, Federico Rossi, sarà stato in 5 a Udine, no? Federico Rossi. E c'è un po' il primo. Pronto? Federico Rossi? Sì, sono me, che mi dici, signora? Ah, e c'era un, questo Federico Rossi, non era veterinario, c'era un che riparava biciclette. Però lui che ha detto, sì, mi dici, signora? Ah, guardi, signor dottore, è una roba, che mi sembra una roba vergognosissima. Con la micciona che la mi perdi il pino, ah? E questa qua dice, ma guardi signora, a fare una roba, o la pedala più piano o la sbassa la sella. Ecco qua, adesso siamo sempre, sapete che io amo i triestini, sono amico dei triestini, però questa la possiamo fare così. Praticamente questi amici triestini vanno a fare una sciata, si fermano in una baita a mangiare, c'era questo cameriere un po' di una certa età, a un certo punto, che arriva, buongiorno a lui. Allora, noi come mangiare abbiamo cinghiale, dopo abbiamo, come primo abbiamo la pasta asciutta, no, ecco. Poi abbiamo il consum brodin, con tortellini o senza, e dopo frico e robe furlane. Sai, sì, allora vogliamo, facciamo una roba per me, e mi dà un frico. Sì. E per la mia signora può darmi anche un brodin, però senza i tortellini. Va bene. E si rotta il valà, gli porta il frico e il brodin. La signora nel piatto, nella fondina, col dito dentro. Ecco qua, signora. Insomma, cosa faccio? Col dito dentro al brodo? Ma c'è una roba vergognosissima, no? C'è una roba, una porcheria. No, no, scusi, anche perché il problema qua è un giradito nel pollice e il mio dito è di tenere il pollice al caldo, no? Ecco, capito al caldo? Che se te lo metti su per il culo. Sì, ma fin prima lo avevo nel culo! Questa, praticamente, un parroco friulano viene trasferito a Trieste. La curia dice, va, cade andare a Trieste. No, ma Trieste, io no, veramente, sì, io e voi bene, ma no, non so può andare a Trieste, scusi. La curia ha deciso, manca nella chiesa di San Giusto, manca un prete, lei deve andarmi a fare il prete là, va bene. Insomma, ma la voglia, il valore, la chiesa di San Giusto è praticamente la messa piena di gente che arriva a vedere questo prete furlano, a vedere com'è. Allora predica, dice, allora buongiorno a tutti, oggi parliamo dell'inizio della chiesa e c'è praticamente Adamo ed Eva. Allora Adamo ed Eva, praticamente Adamo, questo bel giovane friulano, che viene proprio messo lì dal nostro Signore, a questo punto viene presa anche da questo povero friulano un pezzo di costola, quando è già lì un problema, viene donato a questa donna che poi, oltre a tradirlo, mangia una mela, va con un serpente, tipica portuale triestina, ecco, diciamo così. Porca puttana, un casino e mezzo. Questo qua è un casino, insomma, che sto sentito quella che si arriva il prete furlano, un casino e mezzo. No, adesso domenica andiamo a vedere che questo qua si andrà fuori di testa, no? Insomma, no, allora lì torna più la chiesa piena ancora di più per vedersi questo qua. Torna a vedere. Oggi parliamo di Caino Abele. Questo Abele, questo giovane, questo biondo, questo giovane tipico carnico che viene praticamente ammazzato da Caino, questo fratello assassino, proprio nato proprio a Trieste, proprio di origine triestina, questo Caino assassino.
non si può, no, ma cosa c'è, siamo un casino e mezzo, diciamo al vescovo, va di là, guardi che c'è questo qua, che si è fatto un casino e mezzo, no, no. Allora, il vescovo cosa fa? Richiama questa qua, guardi, lei non può fare queste cose, qua è una cosa vergognosissima, lei non può mica permettersi, qua siamo tutti uguali, triestini, vabbè che lei ce l'ha con triestini, ma non può fare questo che fa, vabbè, ciao, cercherò, insomma, no, lei non deve più parlare del triestini, lei deve essere come per tutti, è chiaro? Va bene, boh, chiesa, giorno dopo va anche il vescovo a vedere, insomma, a toppar l'alti fuori della chiesa, prende gente per sentire, darle roba. A un certo punto, oggi parliamo dell'ultima cena. L'ultima cena, allora Gesù che chiama tutti i suoi apostoli, questi apostoli, a un certo punto mancava un, e comincia a dire, ma scusate, Giuda, non so, Giuda, no, ma Giuda deve arrivare, non si sa com'è, insomma, comincia a dare nel nome del padre, no? Quando a un certo punto sente bussare, totò, si apre Giuda, so, cosa si lo per cena stasera? Via Podgora, via, via Podgora. Via Podgora, via, via Podgora. Galas, mi piaci! Via Podgora, via, via Podgora. All night long! Via Podgora, via, via Podgora. Galas, mi piaci! Vergognosissimo!